Ciao a tutti ragazzi, come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questo nuovo episodio di The Dropper. E oggi iniziamo con il livello 10, subito a palla proprio, no? Cioè, voglio essere troppo. Vabbè, io mangio, me ne frego. Oddio, oddio. Eh sì, dopodomani. Dopodomani. Allora, ritorniamo quindi alle classiche cascate. Which one? Nessuno dei due. No, ok, bisognava entrare nell'altro. Quello tipo bianco, però il problema è come. No, 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 è difficile questo, è molto, molto difficile. Dobbiamo cercare di centrarci subito col mirino. Vai. Ok, perfetto. Cesta adesso. Cesta che... Ecco, infatti, secondo me bisogna tipo risalire così. E iniziare a sperare di trovarla, ma non è qua. Quindi la domanda da 1 milione di euro è: dov'è la chest? Ah, eccola qui, a posto. Siamo a 10 su 10, ci abbiamo veramente il record. Ci abbiamo il record, ragazzi, degli sì, degli smeraldi, dei diamanti. Allora, adesso livello 11, Hell. Vediamo un po', l'inferno dovrebbe essere. Attenzione. Questi bottoni che non vanno. Ma perché non funzionano? Ok. Attenzione. Non partono. Sì, vabbè, ma fate con comodo, mi raccomando. Tanto io mangio. Signori, scusate. Salve. Ma non parte. Ah! Ok, no, scusate, è partita. Boh, what? Stavo per cascare di sotto. Ok, questa è tosta, eh. Allora, via. Attenzione. Sì. Beh, non sono morto, sti cazzi. Beh, non voglio sapere, ma per dei motivi strani sono ancora vivo. Vabbè, tralasciamo tutto. E noi non c'avevo nessuna cosa. Vabbè, sti cacchi. Freghiamocene altamente. E allora andiamocene verso la prossima. Prossimo livello, insomma, verso la prossima mappa, verso il prossimo. Allora, livello 12. Death. La morte. Stavolta un solo bottone. Se magari si attivasse. Vabbè, faccio prima a romperlo, tipo. Vediamo se si apre prima che io riesca a romperlo, eh. La sfida è aperta, signori. Fate le vostre scommesse. Riuscirà Frankie a rompere questo blocco prima del bottone? E ce la fa Frankie. Allora, siamo cascati qua. Sì, guardate. Ma what? No! No! L'avevo rotto! Allora, io lo rirompo. Non interessa. Mi siete messi contro di me. Avrei dovuto fare gli stronzi. E mi dispiace. Apriti. Dai. Oh, Madonna che. Si è aperto. Mamma mia la rabbia. Si è salvato però, si è aperto tipo all'ultimo. Allora, siamo qua dentro. E dunque. Mi sa che qua sempre. Sempre di Apple, mi sa, eh. Ok, siamo ancora vivi. Ma che è? Tipo uno scheletro questo, mi sa, eh. Ma il punto è, e qua la cesta, dove cacchio sarà? E vabbè, guarda che fa la stronzata. Non lo so, non lo so, ragazzi. Qua o sta tirando. No, infatti. Però non capisco. Io sto giocando in single player. Eppure c'è tipo il lag da ritardo di. No, vabbè. C'è il lag da ritardo tipo di una mappa. Boh, non lo so. Ditemi voi nei commenti come fare, perché boh. Mi sembra strano. Forse per il fatto dei command block, boh. Allora, ricadiamo di nuovo qua. Adesso ci dobbiamo rigenerare la salute. Perfetto, scendiamo con la massima cautela. Sì, è un bacino, tipo l'anca, questo è bacino. Allora, adesso qua è difficile.
Allora, allora, da qua ci dobbiamo per forza buttare là. Ok. Difficilissima questa cosa. Cioè, probabilmente è una delle parti più toste. Ma sotto c'è l'acqua. Oddio, non voglio rischiare. Vabbè, ho rischiato. Ho rischiato, ho rischiato. Sì! Oh, quante ceste? Una. Vuota, vuota, vuota e vuota. Vabbè, una sola era vera. Potion of sweetness. Cos'è? Ah, la pozione di velocità. Vabbè, andiamo. Cos'è? TP? Ah, ecco, vedete, da qua lo possiamo. Che figo! Che spettacolo! Allora, andiamo. No, qui è aperto apposta. Wait till the scenario is loaded. Optical illusion. Allora, aspettate che facciamo una cosa. Sti ca. Cioè, no, beh, 12, va? Optical illusion. Che spettacolo, è un'illusione ottica. Ma io credo che posso permettermi di mettere, dai, oh, cioè, io provo a mettere tutto al massimo, poi vediamo che succede. Allora, andiamo avanti. Sempre con sta pozione di rapidità. 12 i diamanti che ci abbiamo. 12. Allora, qua perché è tutto sopra? The bedroom. Potion speed, instant health. Ma che? No. Ah. Ma che cacchio? Ma va. Roba addosso mi fanno cadere. Allora, cos'è qua? Look for the webs and the vines. Che cosa ho, speed? Sì, guarda quanta roba bella, ma. Tutta mia. I biscotti non me ne faccio niente. Allora, dobbiamo trovare. Ah, le pumpkins. Ah! Sì, che salvataggio. Mamma mia. Ah, ok, dobbiamo seguire. Le pumpkins. Che deduzione eccellente. Mamma mia, proprio Sherlock Holmes mi chiamavano. Allora, saliamo appassionatamente. Save. Col bed? Non posso, grazie, però. Il che significa che a sto giro se si muore si bisogna rifare tutto da capo? Non credo che bisogna saltare così. Ah, ok, lì, nelle web. Geronimo. Mamma mia. Aiuto. Mamma mia. Io credo per mezzo centimillimetro, ci siamo salvati. Allora, intanto questa dovrebbe essere una cameretta al contrario. Là ci sono i cosi tipo di Super Mario. Che belli. Che belli. Allora, andiamo. Comunque a me sta custom map mi sta piacendo molto, perché veramente è strana, bizzarra, piena di cose strane. Comunque. Adesso noi dovremo riuscire in qualche modo a fare le cose. Le cose. Ok. È tosta sta cosa, a posto. Adesso stiamo molto meglio. Molto, molto. La sentite? La sentite la bella spazzatrice? Ok. Scendi. Mamma mia! Ah. Ok. Best parkourest. Qua si scende fino alla fine. Oh, e ce l'abbiamo fatta. I nostri eroi ce l'hanno fatta. Ma la domanda da 1 milione di euro è: e la mia chest? Perché. Ah, eccola, sta là dietro, ok. Mamma mia, per un attimo ho preso un infarto.
Perfetto. E allora via. Speriamo questo è. Speed, speed. No, ok. Via, via. Che spettacolo. Comunque sia, sta mappa. Cioè, ma come. Cioè, quanto tempo ci ha perso a costruire una cosa del genere? Cioè, perché boh. Comunque, allora qui c'è una porta. Wait a bit, impossible staircase. Vabbè, ancora ste illusioni ottiche. Ora si diverte. Allora, level 14, colors. Oh, sto giro si è aperto al primo boss. Che figo! Che figata! No, vabbè. Oddio, il blocco. Ma al primo colpo, al primo. Cioè, sì, vabbè, ma. Ma quando uno è forte, è forte. Sì, ma. Oddio. No. La cesta. No, vabbè. Ah, no, eccola, va. Per un attimo ho detto primo livello in cui non prenderemo la quest. Via con il coso colorato che ti fa venire tipo gli attacchi di vomito. Yeah! Attacco di vomito. Ah, se saltate negli spazi stretti andate più veloci, eh. Via! The goal of this level is to teleport in the Nether before hitting the ground. The Nether portal has the same shape as the road. Oh shit. Look straight. Move left, right, race. Level 15, quindi. Ok, quindi dobbiamo cercare di entrare nel portale del Nether, seguendo la striscia di Gaza. Sì, dopo domani. Ma là c'era. Scusate, c'era la cesta. Intrigante. Questo è to move only left and right. Ok, grazie, questo lo sapevo. No, no, no. Ah, questo qua è tosto, molto tosto. Dai, dai, entra il suo Nether. Non ci entra. Mamma mia, ci sta 1000 anni a caricarsi il Nether. Non va. Perché sparisce, tipo? Cioè, non lo so. Vedete, sta su un'unica via. No, perché poi vedete, sparisce. Vai, che ce l'avamo quasi. Ok, forse ho capito. Basterebbe tipo guardarlo così. No! C'era un minimo. Forse devo farlo da qua. Aspettate. Vai, 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 vai! No! Ah. Cioè, non ci voglio credere. Dai, 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 teleporta. Vabbè, però. Mamma mia, è difficilissima sta cosa, ragazzi. Qua siamo già a 26 fails. Sì, vabbè, sto mettendo a mangiare. Allora. Vai. Sì! Ce l'ho fatta. Ok, adesso. Ma mo' ho paura, se arrivato di qua che succede? Ah, ok, mi posso prendere Flint and Steel. A posto. Vabbè, ritorniamo nel portale. Ah. Siamo a 15 diamanti comunque, siamo troppo forti. Night Vision, ma io voglio pure la velocità. Ok. Vediamo un po' cosa mi dice qua. Human Heart. Cos'è? Oh, dove? Vabbè, no. Ah, vabbè, mi ha fatto vedere. Vabbè, ciao. Scialla, scialla. Andiamo, mirabolanti. Sì, vabbè, Flint and Steel. Ah, forse perché magari in caso si dovesse spegnere. Boh. Ti danno tutte le precauzioni. Boh. Oppure non lo so, eh. Bello questo mondo. Ma sta mappa però c'è un po' di problemi, secondo me, eh. Non vorrei insistere. Cos'è?
No, no, oh, scendi, scendi. Ok. Look closer. Ah. Ma what? Allora, go back, go back. Cioè, fatemi capire io che cosa dovrei fare adesso. No, non capisco. Look closer. Ah, io devo tipo cercare di andarmene. Ho capito che bisogna fare. No, no! Il checkpoint! No! Sì, vabbè, no, no, bella. Come non ho permesso? Sì, aspettate. Open to LAN. Mi dispiace però, eh. No, eh no. Come game mode 12. Come non ho... Ah, non sono abilitato i trucchi. Scusa, eh. Options. Oddio, non posso. Devo rifare il coso. No, vabbè. Via di nuovo. No, vabbè. Io mi sparo in faccia. Non ci voglio credere io. Vabbè. Cioè, quindi adesso non avrei più checkpoint, non ho capito, oppure mi sono dimenticato io, boh. Ok, meno male che sono riuscito a rifarlo. Mamma mia, però che pizza. Cioè, no, mi fanno arrabbiare quando fanno le cose fatte così, cioè. Dai. Salta, 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 salta. Ok. Teletrasportati! Dai. Adesso io credo che qua ci sia una specie di salvataggio. Oh, perfetto, perfetto. Set spawn. Level 16, Blood. Bello, sta mappa mi sta regalando sempre più soddisfazioni. Hello? Beh, questo si attiverà tipo nel 2020. Non si attiverà mai. Vabbè, rimaniamo qui nell'attesa e parliamo del più e del meno. Allora, come state? Tutto bene? Perché io attualmente sto aspettando che sia... Ok. Bene, allora adesso ho fatto la cacchiata di non aspettare, di non aver visto. Adesso rifacciamola vedendo magari. Attenzione, si butta nella pozza d'acqua, si butta nella pozza d'acqua. Ok, non so se adesso mi darà tipo il problema. Ok, ho già ho visto. Boh, cioè non lo so, vengo colpito, però non mi succede niente. GG. Siamo a livello. Cioè, abbiamo fatto la sedicesima cosa. Entriamo dentro il magico portale rosso. Salta, salta, salta. Salta, 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 salta. Ma non ci credo! Abbiamo finito la mappa! Congratulations, the game ends here. Did you find 16? Sì! Did you find the Nintendo 64? Boh, vabbè. Ma che spettacolo! Ah, questi qua sono i teletrasporti. Experimental level. You will beat this? Oddio. No, che spettacolo. Va in loop così a ripetizione? Beh, ragazzi, credo che per questo video è tutto. Ah, perché bisogna cercare di passare in mezzo, vedete? No, ok, non lo so. Vabbè, comunque, va in loop così a ripetizione. Credo, sì. Niente, da tipo questa cosa paranoica è tutto. Spero che questa mappa vi sia piaciuta. A me è piaciuta particolarmente tanto, perché comunque sia ogni livello era ben distinto, era ben vario. Quindi, suggeritemi la prossima custom map da fare. Noi ci vediamo appunto nella prossima custom map, come sempre, dritto per dritto. Whee!